Oggi questo convegno chiude il progetto Radar, ci saranno poi degli step successivi? Per quello che riguarda il progetto Radar si ritiene concluso oggi. È chiaro che le quattro sperimentazioni che sono state portate avanti in qualche modo troveranno impulso e promozione per poter dar proseguimento alle sperimentazioni e ai percorsi proprio di autonomia portati avanti con questi 32 ragazzi. E quindi siamo già in una fase di riorganizzazione e ipotesi di quali percorsi poter continuare a sperimentare. Radar è stato un progetto importante che ha dato l'avvio a una nuova visione della residenzialità autonoma. È chiaro che i progetti servono a gettare dei ponti. Noi speriamo che questo abbia creato una sensibilità diversa, un sapere diverso e anche una diversa consapevolezza. La finalità del convegno di oggi è quello di presentare le sperimentazioni di questo progetto, che è un progetto molto grande che ha coinvolto quattro comunità pilota in Abruzzo, e noi come ente gestore della formazione presentare modelli a confronto, invitando dei relatori che si sono prima occupati della formazione degli operatori e poi oggi riportano modelli che sono stati sviluppati in Emilia-Romagna in modo particolare. E quindi, proprio facendo riferimento al titolo, i risultati delle sperimentazioni in Abruzzo e i modelli gestionali a confronto, proprio per avere la possibilità di crescere, visto che il progetto Radar che oggi si conclude è un modello sperimentale.